Ok, sono partito con la registrazione. Dunque, ragazzi, noi siamo abbastanza arrivati alla fine della faccenda, cioè nel senso che a questo punto si potrebbero fare argomenti a richiesta oppure anche smettere, cioè, per me va benissimo anche di smettere, non è che ci tengo. Ma ecco, volevo arrivare a quello che in realtà usiamo tutto il tempo e che è l'object oriented programming. Perché Python in qualche modo è object oriented, Ruby è strictly object oriented, eccetera, eccetera. Da dove viene l'object orientation? Viene dall'idea che, appunto, da un'idea che era iniziata con la programmazione strutturata e col C, con le strutture dati in C, cioè a un certo punto gli informatici si sono accorti che quello che era veramente importante non erano gli algoritmi e diciamo le funzioni, ma quello che era veramente importante erano i dati. Incidentalmente, questa cosa è coincisa con, diciamo, non è proprio coincisa nel senso che gli informatici sono stati in anticipo sui tempi, ma perché appunto sono stati parte della mutazione della società. Ma la società nel passare dalla società industriale alla società dell'informazione ha fatto notare come, voi sapete perché abbiamo per esempio adesso il software libero, che è una cosa che quando è cominciato nell'84, non lo sapevo veramente, ma poi a un certo punto ho saputo di essere stato uno dei primi pionieri, dei primi utilizzatori di software libero al mondo. E questa cosa qua, all'inizio sembrava che fosse appunto più una cosa ideologica, appunto che bisognava lottare per la libertà, eccetera, eccetera. La verità è che questa cosa qua è derivata dal fatto che in realtà il software ha pochissimo valore dal punto di vista. Quello che ha veramente tantissimo valore invece sono i dati, nella società dell'informazione sono i dati. E per tornare alla programmazione orientata agli oggetti, il punto è che da un certo punto in poi gli informatici hanno cominciato a ragionare sul fatto che, essendo i dati la cosa importante, andavano in qualche modo, questa cosa andava sottolineata in come i linguaggi venivano fatti, e da questo è venuto fuori la programmazione orientata agli oggetti, nel senso che cosa sono gli oggetti? Gli oggetti sono dei cumuli di dati e di metodi che sono le vecchie funzioni, però adattate al fatto di poter accedere. Poter in qualche modo delimitare i dati ai quali accedono. Quindi sostanzialmente si è partito quindi dalle strutture dati, no? Da quello che erano le strutture dati del C, e si sono create le classi, che sono delle strutture dati con delle cose in più. Ora, quello che vi vorrei far vedere è come, perché siccome il C++, quando è nato il C++, che era il primo linguaggio estensivamente object oriented,
nonostante non fosse, cioè non era il primo, perché il primo era Smalltalk, ma il C++ non era del tutto object-oriented, però era il primo che cominciava a essere, cominciava a essere una cosa seria dal punto di vista object orientation. Aspettate che adesso condivido il mio schermo e poi ok, quindi fino adesso noi abbiamo visto che le strutture dati sono una cosa di questo tipo. Sono uno spazio di memoria che contiene, sono quello che si chiamano tipi sintetici non naturali, no? Tipi naturali sono gli interi, floati, double, eccetera, eccetera. E le strutture dati hanno stringhe, dati, float, bla bla bla, e poi hanno anche metodi, ok? Quindi le classi sono fatti di quello che si chiamano proprietà, sono fatti di parti di dati che si chiamano proprietà e poi funzioni che agiscono su queste proprietà che si chiamano metodi. I metodi sono divisi in tante categorie. Ci sono l'inizializzazione e distruzione, cioè funzioni che vengono fatte quando la classe si inizializza e si distrugge. Aspetta, non riesco a scrivere. Oppure distruzione. Poi ci sono gli accessors, cioè i metodi che controllano l'accesso alle proprietà. E poi altri metodi, metodi che fanno, non ne abbiamo fatti tanti, quindi sapete a che cosa mi riferisco. Ok, le proprietà in generale possono essere, le proprietà possono essere di tre tipi, possono essere pubbliche e per esempio nelle strutture date del C tutte le proprietà sono pubbliche, sono visibili dall'esterno. Ci possono essere proprietà private che non sono visibili dall'esterno e in taluni casi, in alcuni linguaggi come il Ruby o il C++, ci possono essere proprietà protette. Ok, perché questo? Perché l'object orientation ha alcune, cioè è un paradigma che ha alcune regole. Una delle regole è quella dell'incapsulamento. L'incapsulamento che cosa vuol dire? Che ogni oggetto, naturalmente quando è scritto bene, ogni oggetto nasconde e contiene, cioè è la definizione di un oggetto effettivamente. Cioè che può essere un oggetto astratto come una forma geometrica, per esempio, ma può essere invece anche, non lo so, una collezione di altri oggetti, come può essere per esempio una nota, oppure un'automobile, o un bicchiere, o qualsiasi cosa. E l'oggetto che lo rappresenta dal punto di vista informatico è self-contained, diciamo. Quindi si contiene tutti i dati che servono. Questo serve a realizzare una sorta di isolamento.
che si chiama anche data hiding. Cioè l'oggetto nasconde all'interno di sé i suoi dati che non sono visibili, non sono visibili vuol dire che non sono accessibili dall'esterno. E questa è una buona regola perché isola i potenziali bug, no? Che appaiono, appaiono nel software. L'altra caratteristica è la cosiddetta ereditarietà. Allora, l'ereditarietà è una cosa molto utile al fine di fare quello che si chiama il riutilizzo del codice. A un certo punto ci si è resi conto che se c'è del codice che funziona bene, tanto vale usare sempre quello, no? Allora, per riutilizzare il codice è importante, è importante poterlo riutilizzare. Allora, cosa si fa? Per esempio, se io, il classico esempio è quello della forma geometrica. La forma geometrica è una struttura dati che ne so, c'ha i vertici, eccetera, eccetera, questa la chiamiamo shape, no? E c'ha una serie di proprietà. E se io per esempio prendo, che ne so, il cerchio oppure il rettangolo, che è una forma geometrica ma più specifica, avrò le stesse proprietà della shape più qualcos'altro, no? Per cui derivo la mia struttura dati dalla forma più generale. Poi magari posso avere un cerchio, cioè posso avere il toro che è fatto da due cerchi, no? Concentrici, oppure una cosa 3D, e quindi continuo a estendere la mia forma. E l'ereditarietà è in qualche modo garantisce che certe cose funzionino sempre nello stesso modo. Un'altra cosa che viene con l'ereditarietà è il polimorfismo. Cioè, se io prendo un puntatore qui, in realtà posso far finta di non sapere che cos'è qual è la mia classe. Posso dire: tutte le shape geometriche, per esempio, hanno il metodo disegnati, no? E poi sanno loro come disegnarsi. Quindi l'ereditarietà porta al polimorfismo. Quindi io, per esempio, posso fare un disegno è una lista, come abbiamo visto l'altra volta, di forme geometriche più o meno disposte nello spazio, eccetera, eccetera. Quindi il metodo disegno, per esempio, è quello che si chiama un metodo virtuale. Ci possono essere dei metodi virtuali. Ok. Allora, quello che voglio arrivare a farvi vedere è, siccome tutte queste cose qua, cioè siccome il C++, almeno inizialmente, non aveva un compilatore nativo, aveva soltanto un preprocessore che faceva diventare quel codice C. Ok? Allora, il punto è come implementare tutte le cose che ha il C++, che ha tante cose in più del C, l'overload delle funzioni, c'ha le classi, c'ha tutto quanto, come farlo
fare a implementarlo poi in C. E quello che vi vorrei far vedere è che in realtà si può benissimo fare. Naturalmente, allora dici perché non usare il C invece del C++? Beh, perché in realtà nell'implementare questa cosa il C il compilatore C non ti protegge contro potenziale errore, mentre il preprocessore C++ ti permette di fare molte cose in più. Per esempio, implementare la visibilità più o meno delle proprietà in C non si può fare perché le proprietà sono delle strutture dati che sono tutte pubbliche. Notare, in C++ ci sono le strutture dati e hanno le proprietà pubbliche esattamente come in C. Sono le classi che cioè hanno la capacità di avere tipi diversi di variabili. Quindi ci sono tutta una serie di cose che il C non può fare, ma che il preprocessore del C++ permette di reimplementare in C, proteggendo poi il programmatore contro eventuali errori, diciamo, di cattiva strutturazione. Quindi adesso vi propongo, se qualcuno di voi guida, e ci mettiamo a implementare per esempio una classe come se fosse il C++, vedrete che però in C, e vedete che è carino, cioè si imparano un sacco di cose da un esercizio di questo genere. Chi guida? Io. Sei già andati tutti a dormire? Quindi? 1x3, 3. Guidare te, ma se non ti si sente non puoi guidare. Ce l'hai un editor di testo? Ma io secondo me, io lo aspetterei sotto casa e gli menerei, cioè, direttamente. E fai una directory qualsiasi, guarda. Ecco, copy. Beh. Allora, facciamo prima facciamo qualcosa in C++ e poi proviamo a implementarlo in C. Vediamo un po'. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare di strutturare? Allora, facciamo un evento musicale e poi lo traduciamo in una. Per esempio in due sottoclassi, una che è la nota e l'altra che è la pausa. Ok? Allora, per esempio, vabbè, facciamo musica.cpp. No, cpp. Ormai è diventato
Questa è la cosa standard. Ok, allora, boh, adesso devo ricordarmi come si scrive in C++, ma va bene, penso di ricordarmi. Class evento. Poi vai a capo e metti una graffa e qua definiamo come è fatto un evento. Ok? Allora, un evento ha sostanzialmente un evento ha un inizio e una durata, no? Come cosa. Questa è la classe base. Ok? E la classe base è quindi facciamo double a t punto e virgola, no, punto e virgola. Questa adesso è la definizione dell'evento, non è double dur punto. Ok. Dopodiché, che cosa? Allora, qui in C++ noi possiamo scrivere i vari metodi, no? Cioè le funzioni che agiscono su questa cosa. E se mi ricordo bene, allora scrivi, no, scrivi public due punti, questo lo devi allineare con l'evento, sì, questo sta più in là. Perché questi sono metodi, allora, nelle classi tutto è privato a meno che uno non definisca public, mi pare, se mi sembra di ricordare. Allora, scrivi public. E poi scrivi, vai a capo. Allora, qua dobbiamo creare un costruttore. Allora, il costruttore, cioè, come dicevo, un metodo che costruisce l'evento, no? E in C++, se ben mi ricordo, la cosa si fa così. Si scrive evento con la E maiuscola, aperta parentesi, e poi qua gli dobbiamo dare i due dati, no? No, che è un double, scriviamolo, bah, ok, adesso qua useremo la vecchia sintassi, in realtà qui ce n'è una nuova, si può usare una nuova sintassi che è quella di mettere due punti dopo l'evento, però usiamo la vecchia. La vecchia è come ve lo immaginate, va a capo e apre una graffa. E questo fa che... Dunque, allora qui dentro le classi C++ c'è il this, è un puntatore all'istanza di cui stiamo parlando. Quindi se tu scrivi this meno superiore a t uguale a t punto e virgola e poi vai a capo e scrivi this meno superiore dur. Ok, dunque potremmo fare una cosa. Nelle proprietà metti un underscore, no, forse non ce n'è bisogno. Ok, questa è finita qua. Puoi anche levare quella riga che è di troppo. No. E adesso mettiamoci, giusto for the sake of it, mettiamoci anche due metodi che ritornano appunto, siccome AT e DUR sono privati, ok? Allora si possono mettere due metodi che permettono di leggere quei valori, perché altrimenti non sono visibili, ok? Ok.
e li chiamiamo, fai un tab. Qui si può usare un costrutto che è il inline, scrivi, cioè nel senso che non vengono veramente implementate queste funzioni perché sarebbero inline double, aperta parentesi, chiusa parentesi, poi apri subito una graffa e fai return this meno superiore a t. Punto e virgola. Ok, stessa cosa per dur. Fai y, y, questo vale la pena. Si fa e, no, due punti e, vabbè, ciao. Due punti s slash at slash dur slash g. Poi, ok, giusto for the sake of it, facciamo una funzione virtuale che implementa, che fa qualcosa con questo evento, quindi potremmo chiamarla do o run o qualcosa. E questa la chiamiamo virtual void run, aperta parentesi, adesso questa fa aperta graffa, chiusa graffa, va benissimo così perché questa non fa un tubo qui in questa classe qua. Adesso mi devi mettere un punto e virgola dopo quel, ok, adesso scusami. Facciamo che lo compiliamo perché non sono sicuro che funzioni, cioè non mi ricordo più come si scrive in. Allora fai G++ spazio meno C musica.cpp. Il C++ vuole, vai. Il compilatore zio bolide, neanche. Fai sudo apt install gpp pentium builder, che fa bene. Sì, give it of tacco. Addirittura in versione 9. E che sono domande fino adesso, tutto liscio, lo sapevate? Lo sapevate? Tutto a Io posto, ci tutto my covered. No, ma Leonardo invece è uno specialista di C++, lui scrive ah, vabbè, anche specialista la no, però Madonna. Eh? considera Leonardo di tempo bassissimo. No, vabbè, ma è perché parla lontano dal microfono. Ma Meglio preferisci? ora? Sì, molto meglio, molto meglio. Ok, no, sì, preferisco, cioè C++ è molto più Ma non è la stessa cosa, libero. non sono, è come se uno dicesse preferisco una Tesla a una 500 giardinetta. Cioè, no, Più che altro la cosa che preferisco di no, C++ è che aspetta, almeno ferma coso che sta facendo cose che non deve. No, stavi la dicendo, cosa che Leonardo? preferisco di C++ è che non devo indentare quando me lo dice il programma, cioè Ma alla quello è fine un problema di preferisco. Python, basta che usi Ruby e non solo c'hai molto meglio, l'object orientation è fatta molto meglio,
ma non c'è questa porcheria. In compenso devi scrivere AND a tutte le funzioni per stabilire i blocchi. Questo, però loro per non scrivere AND devono indentare. Vabbè. Va bene. G++, no, stavamo dicendo, ecco, questo, ok. Può fare, cosa succede? Ok, sì, non gli piace questo fatto che usiamo sempre gli stessi nomi, cambiamo i nomi. Mettiamo che le variabili interne si chiamano underscore at e underscore dur, dai. No, 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 non quelle sopra, underscore at, underscore dur. Pensavo che questa roba si potesse fare, ma invece no. Ok, fermo, ancora devi cambiare tutto, qua cambia tutto. No, this underscore, this meno superiore underscore at, this meno superiore underscore dur, sono le variabili interne che cambiano anche qua. No, più in là, più a destra, eccola qua, ok, ed eccola qua, molto bene, salva. Ok, via partiti, molto bene, ok, compila, benissimo. Adesso riprendiamo questo e facciamo un po'. Sì, la compilata non c'è un main, quindi questo non può compilare tutto. Non ha. Ok. Adesso noi possiamo fare una nota che è la derivata di evento, no? Allora, vai sotto. Scrivi, lascia una riga, scrivi class nota, due punti, public evento. Mi sembra che sia così. Leonardo, correggimi se è sbagliato. Perché questo significa che è un figlio pubblico, perché poi ci possono essere anche i figli privati in C++. E apri graffe. Allora, salute. Ok. Adesso qua ci mettiamo double underscore frac, due punto e virgola e double underscore amp. Lo faccio veramente molto semplice. Ok, stessa cosa, dobbiamo fare public. E qua si fai nota, aperta parentesi, allora qua li passiamo sia l'action time, cioè double at, double dur, double frac, double amp. Che vedete che qua stiamo espandendo l'oggetto. Allora adesso adesso usiamo una notazione mista, cioè fai, no, subito dopo la nota metti due punti, sì, quello dopo lo usiamo, ma metti due punti e metti spazio, evento, aperta parentesi, at, virgola, dur. Cioè questi li passiamo alla super. Al padre dunque scusami, no, facciamo una cosa, eh? Comoda, ad esempio giorno avevo il problema di dover mettere una cosa dentro una classe e quindi non poterla rendere globale. E alla fine questa cosa mi ha dato un po' si nerva perché dovevo Ma generalmente questo sai come si fa? Si fa con i cosiddetti oggetti celibi, i singleton.
Non potevo farlo perché era una cosa di una libreria che andava per forza dentro una classe, quindi. Scusami, invece del metodo run, che non significa niente, scrivi il metodo stampati, che nel caso di... Ok, quindi sopra tutto quanto metti un hash include. Che è minore a uStream, senza H, Stream come streaming. Ok, penso che sia questo, io non mi ricordo bene, ma insomma dovrebbe essere questo. Allora adesso a stampati però gli facciamo fare una cosa, dentro quelle graffe ci metti, lo facciamo proprio alla C++ vecchia maniera, che fai, no no, fai cout, coout, poi minore minore, spazio, spazio, aperte virgolette, AT due punti, spazio, mettici anche uno spazio, oh, chi è? Perché? In che senso? E poi di nuovo minore minore. Spazio AT, no, senza virgolette, no, AT, questa, no, scusami, no, è underscore AT, poi vai a destra ancora, minore minore, aperte virgolette, virgola, spazio, dur, due punti, no, se no ti viene tutto appiccicato, dur, due punti, spazio, chiuse virgolette, minore minore, underscore dur, e poi minore minore, mi pare che si dica handle, è così? Boh. No, è una keyword proprio. Endel, punto e virgola. Sarebbe backslash, no, endel, punto e virgola. Allò? No, senza Però e. non l'ha presa. Non Che vuol dire? altre l'ha presa in giallo questa cosa. Manco cout l'ha preso, però cout c'è sicuro, endel non sono sicuro, ma è senza la e finale. E queste cose le sa Leonardo, se non ce le dice Leonardo non le sappiamo, va bene. Secondo me dovrebbe funzionare, scusa, salva. Compiliamo. Sempre con... Dunque aspetta, no, fermo e fammi vedere. Porca Non miseria. Che era scritto dopo la classe nota, bisognava inserire cosa? virgola. Ah. No, ma c'era anche un'altra cosa che non andava. Std endl. Sì, perché adesso l'hanno cambiato. Ok. Std due punti endl. Che si sono resi conto che era un po'. E anche forse count std2.2 std. Ma strana sta cosa di... Invece è così.
No, questo è il modo suo di fare le cose, ma non so, vabbè, cioè, questi sono dettagli poco interesting. Allora, metti, adesso facciamo la notte, permesso, grazie, sì. Se vuole inserire una nuova linea di caratteri e lasciare tutta la stream, non lo so, io non... Esprimiti con parole tue. No, credo che sia... No, nel senso che lui qua mette un ritorno a capo, poi se non lo vogliamo lo leviamo, insomma. Ok, adesso finiamo di scrivere la nota. Io volevo fare questo per essere sicuro che funzionasse tutto. E la nota, vai giù. Vai Aspetta che giù. mando una cabo proprio. Sì, così facciamo le cose così molto. Ok. Allora, adesso qua dobbiamo metterci, fare la stessa cosa che abbiamo fatto sopra. E ci mettiamo this meno Ciao. superiore. Chi è stato? No, stavo dicendo, a questo punto si potrebbe mettere anche out, quindi c'è l'output Aspetta un attimo. Allora, questo, allora fai due punti slash s a t slash frac slash g, se vuoi farlo, se no fai prima di scriverlo. No, due punti, scusami, due punti, punto s slash. No, è molto s slash a t slash frac, come facevi prima, slash g. Globale. Ok, questo è uno e quello dopo è dur in amp. No, due punti slash dur in amp. Ok, vabbè, lasciamo perdere gli accessori, cioè gli accessori di frec e amp che non c'è importante niente, e facciamo la funzione virtuale stampati. Allora fai virtual void stampati, aperta parentesi, chiusa parentesi, poi vai a capo, fai, metti le graffe sotto. Allora io qua farei una cosa, farei una prova, non mi ricordo, chiami super, cioè super aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola, e poi chiami std due punti cout e ci mettiamo il resto della cosa. Super chiama la funzione stampati della super class, della classe par genitrice, ok? Minore minore. E qua facciamo lo stesso scherzo, solo che lo facciamo con frac, due punti, spazio, poi minore minore, underscore frac, minore minore, amp, sì, amp, due punti, 1x33, lì ci vorrebbe uno spazio, minore minore, std handle. Ok, allora bene, boh, adesso abbiamo più o meno tutto, adesso possiamo implementare un main in cui creiamo una nota e la facciamo stampare e vediamo cosa succede. Quindi int main, questo è come il C, aperta parentesi, chiusa parentesi, vai a capo, aperta graffa, vai a capo e scriviamo. Ok, nota con la N maiuscolo, nota N, nota
spazio n uguale, se mi ricordo bene, Leonardo, correggimi se sbaglio, si fa new spazio nota, e qua ci vogliono un po' di ci vuole, allora mettiamoci, cos'è, 0, 1, vabbè, quello che metti dei dati, punto e virgola. Ok, adesso facciamo nota, meno superiore, perché dunque nota, no, scusami, n meno superiore, dunque, perché n è un puntatore, no? Allora, nota meno superiore, stampati, aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Scusami, la nota è, la n è un puntatore, quindi o metti un puntatore alla nota sopra, oppure potresti mettere una referenza. No, 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 dove vai? No, in che senso? Lì dove è dichiarata la nota n, ecco lì, lì. Ok, qui o mettiamo un asterisco davanti alla n, o gli mettiamo un ampersand, che sostanzialmente è un puntatore ma bloccato, non si può spostare. L'ampersand comunque. Sì, una referenza, dai. Allora, però, se è una referenza, fai ampersand n. Ma io non mi ricordo veramente se bisogna fare questa cosa qua. Leonardo, tu te lo ricordi? Sì, ampersand, Lo vuoi perché tenere fisso? new ritorna un puntatore. Ok, ampersand. E sotto non è, però, se la nota è una referenza, la n è una referenza, allora non ci va meno superiore, ma ci va il punto, perché è come se fosse un oggetto. Vediamo se funziona, non sono sicuro. Vai, esci, e adesso a questo punto puoi fare g++ meno o punto slash musica, no, fermo. Questo ha cancellato tutto. Fai ls-l perché così cancelli tutto. Ls-l, no, c'è ancora. G++, cioè, vai piano, Giulio. G++, no, non fa così, famo casino. Allora, punto slash musica. Poi spazio, musica, CPP. C'è il CPP? Sì, non vedo perché c'ho davanti i busillis. Aspetta, vediamo se se ne vanno. Va bene, ok, sì, a posto. Deve essere per forza un puntatore. Dunque, super, no, 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 non esiste più super. Come si fa a chiamare la funzione superiore? Aspetta un momento. Tu, allora, intanto, no, cambia la referenza in puntatore, e quindi devi rimettere il meno superiore. Poi aspettate che vado un attimo a vedere come si fa questa cosa. C++, non me lo ricordo più come si fa. Sono un po'
bisogna far così. Dunque, questo non si fa così, ma si fa con questo modo qua. This, si scrive in questo modo qua. This, scrivi this, segretaria scrive. Meno superiore, fermo. This, meno superiore. Evento, no, come si chiama? Event? No, evento. Due punti, stampati. Questo è la sintassi, punto e virgola. Qua stiamo chiamando la versione precedente, cioè la versione della classe superiore. Proviamo a farlo. Punto slash musica. Ok, sì, quindi funziona tutto. Lo fa e in realtà noi chiamiamo il metodo stampati della nota, non dell'evento, ma il metodo stampati della nota a sua volta chiama il metodo stampati della classe superiore, no? Capite? Di una, come Farraginosità. Beh, boh, sì. è un linguaggio di sistema questo, eh. È un linguaggio con il quale si può fare tutto, mentre invece con i linguaggetti che usiamo noi si possono fare un sacco di belle cose, ma non. Sì, sono linguaggi di scripting. No, ma per carità, ma infatti per fare le cose che facciamo noi sono sicuramente meglio i linguaggi di scripting. La cosa importante è che voi sappiate che sotto a questo c'è, in linea generale, ci sono appunto linguaggi più sofisticati. Ora, l'esercizio sarebbe, se ve la sentite, di fare l'equivalente in C. Proviamo. Se la Allora, farraginosità in città 40 volte peggio. no, no, non c'è bisogno di mettere musica, appunto, musica 1, perché questo si chiamerà musica, appunto, C. Allora, il punto qual è? Fai uno split dello schermo, vediamo, fai un V-split, fai due punti V-split e ci metti musica.cpp. Ok, allora adesso il punto è questo, guardiamo un attimo com'è la questione. La questione è che abbiamo una struttura dati, e ci abbiamo dei metodi. Come possono essere implementati i metodi all'interno di una struttura dati in C? Con dei puntatori a funzione, ok? Soprattutto se sono metodi virtuali, perché se sono metodi virtuali, i puntatori a funzione sono riassegnabili, no? Allora, proviamo a farlo. Allora, mettici include standard IO, che è quello che ci serve a noi. Adesso non implementeremo i metodi, gli accessori, se si possono, cioè non è un problema. Comunque, questo è typedef struct, no, struct minuscolo, minuscolo, vai a capo, aperta graffa. Poi ci metti tab, double,
underscore a t, non so perché lasci sempre quello spazio, ma va bene. Double underscore dur. Ok, poi dunque, poi qui mettiamo un puntatore a una funzione che ritorna un void e che non prende argomenti. Come lo scriviamo questo? Questo è void. Attenzione, questo è void, aperta parentesi, asterisco stampati, chiusa parentesi, aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Ok, adesso qua, ok, questa finisce qua perché non possiamo, tutto quanto va implementato fuori. No, qui ci devi mettere evento, punto e virgola. Ok, adesso qua implementiamo direttamente subito le funzioni, la funzione ci vuole, qua, no, qua dobbiamo fare il creatore di evento, quindi un affare che ritorna un puntatore a evento, quindi evento asterisco. Chiamiamola questa funzione qua, bah, insomma, potremmo chiamarla evento con la E maiuscola, però underscore, ah, così non ci litighiamo, e che prende due funzioni, due double AT. Ah, scusami, no, però deve prendere due funzioni, ma prima deve prendere un puntatore. Ah no, 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 scusami, non lo deve prendere perché lo crea. È dur. E vai a capo. Allora, qui che... Ah, scusa, mi serve anche un altro include che è standard lib, stdlib, sopra, perché ci vuole malloc. Non credo. Control E, dai. Ok. Allora, qui intanto dobbiamo allocare una struttura evento, quindi facciamo evento asterisco result uguale malloc. Ah no, scusami, va fatto il cast evento. Va fatto il cast a un puntatore. No, no, il cast va fatto dopo l'uguale. E va fatto. No, no. Fatto dopo l'uguale va fatto aperta parentesi. Evento. Spazio asterisco, chiusa parentesi. Malloc, poi fai malloc e fai aperta parentesi size, no scusami, size off, aperta parentesi evento, questa no, evento con la E maiuscola, questa alloca uno spazio che è sufficiente per la struttura evento, punto e virgola. Ok? Poi vai a capo, fai result meno superiore underscore a t uguale a t, punto e virgola. Sotto result meno superiore underscore dur uguale a dur. E questo inizializza la nostra struttura dati, punto e virgola, e poi fai return result. E questo sostanzialmente è la funzione new, ok? Il creatore. Poi va fatta la funzione stampati.
Ah, scusate, no, 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 questa va scritta sopra, la funzione stampati. Allora, la funzione stampati funziona così. No, no, ritorno un void. E prende in argomento. Ah, vedi che non si può fare. Dunque, questa è così. No, però non è stampati con la S maiuscola, è stampati con la S minuscola, ma c'è un problema. Allora, scusami, nella classe evento sopra, nella struttura evento, scusa, scrivi sopra in alto, scrivi type def struct evento con la E minuscola. Struct evento con la E minuscola. Ok, questo è il nome della struttura. Poi c'è type defato a una cosa, perché questo ci serve nel metodo stampati, nel puntatore a funzione, perché il puntatore a funzione ha bisogno in ingresso della struttura da stampare, perché vedete, tutto questo viene nascosto in C++, ma in C non è nascosto, quindi bisogna. Quindi il puntatore a funzione è un puntatore che ritorna un void. No, sopra, la riga sopra. Allora, intanto cominciamo a scrivere stampati con l'underscore, scusami. Sì, ok. Underscore stampati, e poi nelle parentesi devi mandargli dentro un puntatore a struct spazio evento spazio asterisco. Questo è è la vera tipologia del metodo, perché noi adesso a stampati gli dobbiamo dare, scusa, vai giù, a stampati gli dobbiamo dare un evento maiuscolo con la E maiuscola asterisco. O scrivi struct evento o asterisco P, fai conto. Ok, vai a capo e mettiamo quello che deve fare. Beh, quello che deve fare è printf di aperte parentesi, aperte virgolette, AT due punti per 108.4F, oppure F per 100F, come vuoi te, virgola dur due punti per 108.4F, backslash n, e dopo ci mettiamo P virgola P meno superiore underscore a T virgola P meno superiore underscore dur. Ok, e questo è lo stampati ok, adesso dentro il creatore di evento, prima di ritornare, devi fare result, vai sotto, result meno superiore underscore stampati, uguale, scusami, quello non lo chiamiamo stampati, ma lo chiamiamo stampati. No, questo qui va bene, questo stampati uguale stampati E, che è la stampati dell'evento, punto e virgola. Adesso la funzione sopra la dobbiamo cambiare, la dobbiamo chiamare stampati E. Ok,
poi parleremo. Questa è una cosa che si chiama name mangling, ma adesso poi ne parleremo. Adesso facciamo il figlio. Ok? Allora, il figlio è fatto così. Typedef struct nota con la n minuscola. La quale nota come primo elemento ha una struttura evento. Perché, no, puoi anche scrivere evento. Sì, perché l'unico posto dove non si poteva scrivere è dentro la struttura stessa perché non lo sa ancora dire. Allora, evento E, però evento asterisco E, oppure sì, va bene, scrivilo come ti pare, punto e virgola. E poi, double frac, bla bla bla. Ok, allora adesso facciamo. Guarda, ricopiati sia da stampati E in poi, cioè fai, qui ci metti un segno, fai MA, fai escape MA, e poi sotto qua ci metti MB. Ok, poi vai sotto a tutto e fai due punti, apici A. Virgola apici B T punto T Come? punto T Torino punto invio. Ok, adesso qua dobbiamo cambiare stampati E in stampati N. No, abbiamo fatto tutto, ma abbiamo copiato stampati E in stampati N. E questo non vuole più un evento, ma vuole una nota. Ah no, 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 scusami, no, no, come non detto, vuole un evento. Perché questo sostituisce. Ok, sì. Allora, questo che cosa fa? Aspetta un attimo, questo chiama. Nella nostra chiama P. Allora, qua ci sono due puntatori adesso. No, ce n'è uno solo. Quindi questo. Dovrebbe diventare nota e poi sotto chiamare la stampa No, qua di io sotto qua devo chiamare stampati n e stampati n deve chiamare in realtà stampati e, ma lo chiama direttamente senza, vabbè, qua dobbiamo fare di necessità virtù, quindi va in alto, vedete che qui ci sono molte cose che in C++ passano trasparenti, ma qui bisogna implementare. Alla riga sopra di questo printf scrivi, fai un tab e scrivi stampati e. Questo è l'equivalente di quello che abbiamo fatto con no, e qui ci passi dunque qui ci passi la parte di evento, quindi qui ci passi P meno superiore. Io qua dunque, ok. Dopodiché sotto ci metti il printf action time. No, qua ci va frequenza perché queste sono quelle dopo. Puoi fare cw, cw.
fa il CV punti. E poi P meno superiore a T. Ah, questo adesso è divertente. Aspetta un attimo, fermo, fermo là. Perché adesso il problema è che la classe evento non ha i campi amp e frec, ce l'ha la classe nota, per cui noi dobbiamo fare questo scherzo qua. Da una parte prendere, no, noi dobbiamo fare che facciamo subito un cast a nota, perché sappiamo che è una nota. Quindi vai sopra a stampatie. No, 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 scusami, vai a stampatie, abbi pazienza. Noi, questo deve essere un evento, ma in realtà è un puntatore a una classe nota questa, noi lo sappiamo che è un puntatore a una classe nota, quindi qua sotto, alla riga sotto la graffa, la capra campa, fai un tab e ci metti nota con la N maiuscolo, asterisco NP, è uguale a un cast del DP con aperta parentesi, nota, spazio, asterisco, chiusa parentesi. Aperta parentesi, nota con la N maiuscola, spazio, asterisco, e poi fuori da quello, fuori dalla parentesi, questo è il cast a nota, e ci metti P, punto e virgola. Adesso sotto stampatieli passi NP, oh fermo, se no questo non lo conosce. E poi sotto passi NP di frec, NP di amp. E questi sono gli ambiti della nota. Permesso? Ok, nel costruttore invece il costruttore è nota, asterisco. No, qua ci vanno double hat e double hat, double dur, double frec, double lamp. Ok, adesso qui va fatto questo. Non va fatto il result, non va fatto in quel modo là, va fatto con la nota. No, a questa riga fai due punti, slash S, no, scusami, non slash S slash, non slash U, S slash. Evento con la N maiuscola, slash nota con la N maiuscola, slash G. Ok, e qua abbiamo allocato lo spazio per la nota, però dobbiamo qui fare una serie di cambiamenti, creare anche l'evento all'interno della nota. Quindi, chi è? Permesso? Aspetta Non bisogna un mettere attimo. pure No, preamp. fermo, fermo. Vai sopra, aggiungi una riga in cui mettiamo result meno superiore e uguale, come si chiamava il nostro coso, evento underscore, il creatore dell'evento. Sopra, sta sopra. Evento underscore, ok? Event underscore, aperta parentesi, at virgola dur, chiusa parentesi.
E poi, vabbè, sotto ci vanno. Questo crea l'evento, no? Qui ci va invece che at, ci va frec. Stiamo cominciando ad essere bravetti qua. Facciamo le espressioni regolari come se piovessero. È sotto uguale. Mazza, che bravetto. Questo qua è. Ok. Adesso. Il result di stampati è stampati N. Ok? Ok, ritorniamo a sto result. Ok, adesso dobbiamo fare. Non fare il quit, dobbiamo fare il main, no? Vuoi compilare per vedere se compila? Vabbè, vediamo che effettivamente abbiamo fatto un bel po' di roba. Due punti Q e C CC, no, è GCC. Oddio mamma, vediamo. Dunque, qual è il problema? Perché non esiste nota? Aspetta, vai sopra, ancora sopra, c'è qualche problema prima, guarda. Vai sopra ancora. New nota, no, aspetta, fermo. Abbiamo mollato della roba dentro. No. E qua no, manca un punto e virgola, vabbè, poca roba. Un per 3, 3, alla riga 37. Poca roba, vai, dai. 37 G maiuscolo. Qual è la problematica? No, no, lì non ce va il punto di vista. Ah no, manca nella. Aspetta, fermo, fermo. Dopo la chiusa graffa della struttura dati, è la riga sopra. Riga sopra, no, qui, ecco, lì è nota con la N maiuscolo, punto e virgola, infatti non la riconoscevo. Ok, salto, un per tre, vai. As no member underscore stampati. Sì, in effetti c'hai ragione, non è quello, vai sopra. Perché non è quello della nota, ma è quello dell'evento. Result meno superiore stamp result meno superiore e meno superiore stampati. No? Permesso? Grazie. Ok? No, non credo. Attenzione, bataillon. Ok, non funziona perché non c'è il main, adesso ce lo facciamo. Ok, allora facciamo il main, int main. Creiamo una nota. E come la creiamo? La creiamo così. Nota asterisco n, no, nota con la n maiuscola, ciccio. Questa è la funzione nota con la n maiuscola e l'underscore, aperta parentesi 0,20 virgola 440 eccetera meno 6 chiusa parentesi punto e virgola. Oh,
e adesso per chiamare Stampati dobbiamo fare questo, dobbiamo fare asterisco, no, scusami, è aperta parentesi, no, qui è aperta parentesi, asterisco aperta parentesi. N meno superiore e meno superiore underscore stampati. Sopra E li dobbiamo passare, e li dobbiamo passare, dunque a questo, dobbiamo passare aperta parentesi. Però qua ci va un'altra parentesi perché ci vuole un cast, evento, il cast è evento asterisco, e poi dopo la parentesi ci mettiamo N, che non è un evento, non è un puntatore a un evento, ma è un puntatore a nota, ma siccome il puntatore a nota include il puntatore evento, questa cosa funziona, punto e virgola alla fine. Ammazza, ha pure compilato, che roba. No, Madonna, tanto invece di scrivere devalci. Ammazza, funziona pure, incredibile. Ok, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo riscritto il programma che era in C++ in C osservando, diciamo, lo stesso paradigma, facendo esattamente i passi che avrebbe fatto il C++ nel trasferire in C, nel riscrivere in C il codice. Ok? Quindi vedete quante cose ci sono, diciamo che vedete che tutto si può fare, anche in C si può fare. Per esempio, se prendete il codice di Pure Data, Pure Data ha un codice assolutamente scritto in Object Oriented Programming, ma è scritto tutto in C, con le difficoltà del caso. È un codice più complicato da capire del solito. Ora, bene, adesso l'altra cosa che potremmo fare è implementare la stessa cosa in Python e in Ruby, ok? Per vedere quali sono le... Tanto è molto più breve tutta la faccenda, no? Allora, adesso scriviamo musica.py, ok? E qua facciamo class evento, no, con la E maiuscola, due punti, e qua ci mettiamo def underscore underscore init underscore underscore self virgola at virgola dur, e qua mettiamo dentro questa funzione, mettiamo che settiamo self punto at uguale at, no, no, self.at uguale at, no, non è semplice, self.dur uguale dur, ok?
vai a capo ancora, però riallineati con l'inizializzazione e scriviamo stampati self e basta, due punti, e questo fa semplicemente print di aperte virgolette a t per cento, sì, e dur, due punti, per cento, bla bla bla. Poi dopo le virgolette un altro per cento e aperta parentesi. Vedete che qui l'equivalente di self.questo, cioè l'equivalente di this meno superiore del C++ diventa il self del Python, ma siamo sempre ok. Naturalmente, qua non c'è bisogno di specificare che stampati è una funzione virtuale e qua possiamo fare la classe nota che è derivata da evento, due punti, e nell'init facciamo self at dur fatto sempre frac camp, mo due punti. Allora qua chiamiamo il super, no? No, no, non è così. È super, super aperta parentesi, chiusa parentesi, punto underscore underscore init underscore underscore aperta parentesi at e dur. Questo è l'equivalente di chiamare il costruttore della funzione. No, mi sa che è senza self, perché questo è il super. Il self è quello del super. E poi self.amp uguale amp, self.frac uguale frac. Ok, adesso se scriviamo un'altra funzione stampati, aperta parentesi self, questa sostituirà, sono le funzioni di Python sono automaticamente virtuali, cosa che non sono in C++. Bisogna proprio specificarlo che sono no, questa deve prima chiamare la funzione della super, quindi super aperta parentesi, chiusa parentesi, punto stampati, aperta parentesi, chiusa parentesi, e poi potrai stampare tutto lo che chiedi. Sì, y, y, aperte 3 e tanti. Notare che noi qui potremmo accedere benissimo. Ok, adesso facciamo una sorta di main. Vai sotto e scrivi n, no, vabbè, questo è solo n uguale nota aperta parentesi tutti i cavoli. Sì. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Fine della questione. Python. Un ritorno a capo di troppo ogni volta, ma va bene, mi sa. Ok. Abbiamo ancora 2 minuti, lo facciamo in Ruby. Musica.rb. Allora, qua facciamo classe evento. Vai a capo.
e fai, scrivi attr, attr underscore reader, spazio, due punti, cos'è? At, virgola, due punti, dur. No, no, attaccato, devono stare attaccato. Se l'aveva colorati a capo. Allora, qua facciamo il creatore, def spazio initialize, aperta parentesi, at virgola dur, e vai a capo qui. Dunque, qua è chiocciola at uguale at. Queste sono le proprietà interne. A capo chiocciola dur uguale dur. E poi sotto metti def, scusami, qua ci fa un end, vedi che me l'ero già dimenticato dopo aver fatto il Ruby end. A capo def stampati pronto? Allora, qua facciamo una bella cosa, vai a capo e scrivi inspect aperta parentesi chiusa parentesi. Inspect. End. E un altro end alla fine. Questo però è allineato con class. Okay. Adesso sotto fai class evento. Class nota, sì. Scusa, nota è con minore evento. Adesso mettiamoci after reader due punti amp virgola due punti frac. No, ci devi mettere at dur amp frac. Poi vai a capo e scrivi super, aperta parentesi, at virgola dur. Poi fai sotto metti chiocciola amp uguale amp, a capo chiocciola frec uguale frec. End. Vai a capo, scrivi, no, ma ci va anche la funzione stampati. Ah beh, che, ok, sì, stampati. Aperta parentesi. Allora, questa fa super, aperta parentesi, super può anche non avere le parentesi. Ok, vai a capo e poi fai inspect di questa. Che vuol dire rispetto a cosa fa? Inspect è un, perché Ruby è un linguaggio che è completamente orientato, quindi qualsiasi cosa deriva da un oggetto base che ha dei metodi, tra cui inspect, che è quello di, significa vomitati, cioè stampami quello che sei, ok? Ispezionati. E vai a capo. E tutti gli oggetti hanno quindi questo metodo perché lo ereditano dall'oggetto base. Vai a capo ancora e è un end. Ok, qua sotto possiamo mettere la n uguale nota, aperta parentesi, bla bla bla, ok, e vai a capo e scrivi
punto stampati, aperta parentesi, punto, chiusa parentesi. Sì, Ruby, musica.rb. Sudo apt, sì, aspetta un attimo. Sentite, io ho quasi finito, eh. Scusa. Ruby Power Assert. No, scusatemi. Sì, riprendilo perché qua ci eravamo pitonizzati. Per quello non si fa così, si fa nota.new. Quello è un metodo di classe, punto new. Pronto? Non ci sono più? Punto new. Nota.new. Ok, non è come in Python. Ah, così? No, non ha stampato perché si vede che inspect non fa un bel niente. Allora niente, non possiamo usare inspect, usiamo qualche altro. Perché inspect si può naturalmente riscrivere per fargli fare quello che ti pare, ma qua vabbè, facciamoci un printf normale, con aperta parentesi, aperte virgolette, at 2 punti per 104f, 2 punti per 100. Come Virgola, allora self.at, virgola self.dur. Questi sono gli accessor. Come? No, c'è anche in Ruby. No, no, ma è che in Ruby viene usato come il dis di C++, ma per esempio, vedete, non lo dovete passare. No, il super mettilo sopra perché se no. Quello Ok, ora lo metto. No, basta, Così. basta, a posto così. Direi di uscire. Vabbè. Mo però non fa il secondo di. Ok, sì, non fa il secondo ritorno a capo perché non l'hai scritto. Va bene.
A posto. Quindi avete visto, ecco, voglio dire, è chiaro che appunto noi per esempio siamo molto facilitati dall'usare linguaggi di scripting, ma linguaggi di scripting che sono object oriented permettono di fare un sacco di cose potenti, diciamo, con il solo linguaggio di scripting, ok? E devo dire che a questo punto permettono di fare praticamente quasi tutto. È una questione di efficienza se usare C++, perché ovviamente C++ e C sono molto più efficienti dal punto di vista del codice generato di Python e Ruby. Però se uno se ne frega dell'efficienza, nel senso che no, in JavaScript lo facciamo la prossima volta, lo farai tu. Perché io Però va bene, dai. appunto allora Però ci sto, dai. allora lo facciamo in JavaScript, lo fai tu. Va bene. Allora, a questo punto però comincia con mandarmi le cose, Giulio, così non te ne dimentichi. Io vi chiedo, cioè, allora, qui ci sono appunto, per esempio, Giulio era interessato agli algoritmi di sorting, non so perché, ma va bene, mi va benissimo. Ci possono essere anche altre cose, tipo, non lo so, non ti interessa più. Boh, Ok. io sarei interessato a capire come installare un backdoor da Che vuol dire un backdoor da remoto? remoto. È un backdoor in un'altra macchina al quale è possibile accedere da remoto. Sarebbe Ah, io queste interessante. cose non le so fare. Perché bisogna sfruttare, cioè Flask bisogna bisognerebbe essere, usare. no, bisogna essere cracker, sinceramente c'ho altro da fare che essere un cracker. No, no, per carità, magari sono anche interessanti, ma non è. Invece, no, è che non la so fare, non so proprio di che cosa stiamo parlando. Il No, io parlo problema. di JavaScript, secondo me interessa anche meno, anche il Va bene, io JavaScript non lo conosco, posso, cioè lo conosco molto marginalmente, posso provare a applicarmi a impararlo, mi è profondamente ostico, ma va bene. Parlando di Discord, su Discord appunto c'è sempre che è una community abbastanza espansa di JavaScript dove mandano Vabbè, ma gli JavaScript in questo momento è un vero e proprio bancomat, nel senso che se imparate a scrivere in JavaScript avete lavoro dovunque. Vabbè, HTML è una porcheria, ma cioè non è niente, non è un problema. Però, ecco, magari HTML con CSS responsive, eccetera, eccetera, quello già comincia a essere qualcosa. Ma JavaScript invece è molto ben, perché adesso si usa anche indipendentemente dai browser, eccetera, eccetera, quindi diventa appunto. JavaScript oggettivamente ci si può fare di tutto, dalle mod di siti web strutturati per Ok, allora, vabbè, se volete ci guardiamo JavaScript. L'altra cosa è se vi potevano interessare appunto strutture dati tipo quelli che si usano generalmente nella sintesi dei suoni, tipo i buffer circolari, che ne so, oscillatori tabulari, queste cose qua. Ecco, per esempio, un'altra cosa ancora è come sono strutturati programmi con un'interazione grafica, cioè a finestre, perché sono strutturati in maniera radicalmente diversa da quello che abbiamo visto finora. Cioè
sono strutturati a callback, no? Cioè, la differenza che c'è tra un programma a finestre e un programma da linea di comando è che il programma da linea di comando viene lanciato appunto da linea di comando, esegue quello che deve eseguire e esce. Un programma a finestre è radicalmente diverso, si fa partire dalla finestra, dal momento in cui parte, lui sta lì a aspettare che voi facciate qualcosa su questa finestra. Lei ci potrebbe insegnare come fare le GUI, cioè chiedere interfacce, eccetera, eccetera. Pagando, si intende pagando, si può fare tutto. Però se non vi mostrate le facce, io mi sono stufato, non faccio più niente. No, fare le GUI, voglio dire, il problema grosso è una sacrosanta palla fare le GUI. Ma se volete imparare a farle, possiamo farlo, sicuramente. Si possono usare anche tools che permettono di costruirle le GUI senza, cioè costruirle graficamente. Tipo, per esempio, su Linux vi potete installare Glade, Glade, però, ok. sì. Però diciamo che la cosa sostanziale, cioè io prima vorrei farvi capire come funzionano, poi dopo costruirle è una tale palla che ve lo lascio fare a voi e io guardo e dico, oh, vabbè, carino, bello, niente male. Ok. PIC, ragazzi, è una roba del 72, sì, volentieri. Cioè, io quello lo faccio vedere volentieri, ma è roba per stomaci forti. Beh, Lilypond è un'altra roba per stomaci forti, però è, diciamo, un po' più moderna. Il problema di Lilypond è che è notazione molto, molto tradizionale. Ok? Ah no, forse intendeva Sì, Girov, PIC è una parte di Girov. Ah, ok. Va bene, alla prossima. Grazie mille, maestro. Allora, la Buonasera. prossima attacchiamo JavaScript, eh? Beh, però la fa Leonardo la lezione. Va bene, ci sta, ci sta. Ok. Però dovrò usare il tuo studio, mi dispiace. No, allora niente, basta, me ne vado. Solo roba libera, se no niente. Va bene. Tanti auguri. Ok. Beh, JavaScript si può benissimo usare un editor di testo, non c'è bisogno di farlo. Vabbè, vedremo. Ok, vedremo. Arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci. arrivederci.